Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi vi voglio presentare questo bellissimo vestitino che l'ho chiamato Re di Passione, perché è veramente bellissimo ed elegante e diciamo molto sexy, diciamolo. Si può utilizzare come vestitino, come una maxi maglia, con dei pantaloni stretti sotto, ma io sinceramente consiglio bellissimo un vestitino bello elegante. E diciamo che anche da cerimonia è bellissimo. Ve lo faccio vedere il punto più vicino. Vedete come è realizzato? Vedete com'è bello? Vedete? Ha la sua vita, tutto. Adesso piano piano vi faccio vedere come è il nostro lavoro. Vedete com'è bello? Una parte della spalla, tutto un giro così. Vedete? Come dà la forma del corpo, e poi di qua c'è il braccio, e vedete, e torna così. Bene, cosa dire? Io l'ho fatto, non è corto, perché poi va indossato a mia figlia, per cui non è corto, vi posso garantire. Però chi vuole può anche realizzarlo lunghissimo. Basta andare avanti e poi farlo lungo, perché è anche bello bello. Io di sotto ho fatto anche tipo un mellettino. Ve lo faccio vedere, vedete com'è bello, che così dà un senso al fondo sulle cosce, cioè sta proprio bene a patto, diciamo, il lavoro. Bene, detto questo, adesso andiamo a realizzare questo bellissimo vestitino che è chiamato Red Passion. Allora, per fare questo bellissimo vestitino che l'abbiamo chiamato Red Passion, io ho utilizzato questo bellissimo colore rosso della Cablé, vedete? Cablé Coton. E allora è 100 grammi, 100% cotone, e numero 9, lotto 670. Allora si utilizza con l'uncinetto del 3, 3,5, ma per fare questo vestitino, ve lo dico subito, io ho utilizzato 3 uncinetti. Siamo partiti all'inizio con il 3,5, ok, come inizio lavoro. Poi, come abbiamo iniziato a salire fino a un certo punto, cominciando dalla vite, abbiamo iniziato a usare l'uncinetto del 3. Poi, per arrivare prima fino dalla vite fino alla parte sotto il seno, abbiamo utilizzato l'uncinetto del 2,5, che poi io spiegherò piano piano nel tutorial. Per cui sono questi tre uncinetti che abbiamo utilizzato, il 3, 3,5, 3 e 2,5. Per trovare questi bellissimi filati basta andare su Facebook e cliccare Tony Boss Giove. Potete trovare anche la sua pagina, Zeus Merceria, e io vi metto sempre anche il numero di cellulare dove lui, come può, vi risponde. Ha anche altri colori di questo cotone cablè. Lo potete utilizzare anche con altri tipi di cotone che adesso vi faccio vedere, sempre che li ha. Tony, utilizzato, vi ho detto, questo è il cotone, però se volete anche Tony ha questi bellissimi cotone, che bello, tinta wool, vedete il numero 3, che si usa l'uncinetto del 3, ma potete utilizzare anche l'uncinetto del 3,5 e poi utilizzare questi tre che vi ho detto. Ha tantissimi colori, vedete. Io vi presento anche questo bellissimo marca, perché è anche bello come realizzare il nostro vestitino, e per cui potete fare quello che volete. Io vi presento, ma come ripeto, io ho utilizzato questo bellissimo cotone morbido da fare il vestitino. E niente, detto questo, sapete che Tony, come ha 2 minuti di tempo, perché non siamo pochi, siamo in tanti che scriviamo, che cerchiamo l'informazione sui gomitoli. Come avete visto, c'è anche la viscosa che vi ho presentato. Se volete vedere la viscosa, che è anche bellissima per fare questo bellissimo vestitino, bianco, fucsia, verde, nero, rosso, ce n'è di tanti colori, anche con la viscosa, che bello. Detto questo, ragazzi, cosa dire? Passiamo al tutorial. Buon lavoro! Aspetta, mi stavo dimenticando, prima di passare al lavoro, non ho detto quanto grammi ho utilizzato io di questo cablè. Totale, per fare questo vestitino, ho utilizzato 310 grammi. Volevo ricordare che è una taglia 42-44, ok? Per cui, vedete voi, se dovete fare più grande, cercate di prendere più gomitoli. Io solamente per fare questo bellissimo,
vestitino ne ho utilizzato 3 gomitoli e qualcosina di questo, 310 grammi totale. Ok? Scusate, non l'avevo letto prima, ma volevo essere sicura di non sbagliare. Adesso passiamo al lavoro. Per fare questo bellissimo vestitino, diciamo subito che abbiamo bisogno di 3 uncinette. Intanto scriviamo che uncinetto che usiamo all'inizio, usiamo quello del 3 e mezzo, ok? Dopodiché useremo uncinetto del 3 e poi ancora useremo uncinetto del 2,50, che è il 2 e mezzo. Adesso diciamo subito che questo lavoro intanto è un multiplo di 8 catenelle. E diciamo anche subito che si lavora in tondo. Ok? Bene, adesso diciamo che la taglia che ho fatto io taglia 42 44, ho messo su 20 per 8. 8 è il multiplo che noi dobbiamo fare, per cui saranno 20 motivi, ok? Totale 160 catenelle. Ricordo sempre che la mia mano non è la vostra, per cui quando mettete su le catenelle, fate il primo giro di maglie basse, provatelo subito perché si parte da giù, dalle cosce, dal ginocchio e piano piano va a salire. Per cui provate sempre. Ciò che dico io è la base di quello che io ho fatto i miei campioni con i lavori. Io lo dico sempre, ok? Poi per la taglia. Sapete che questo vestitino lo potete fare anche come maxi maglia, per cui potete utilizzare anche per le taglie più grandi. Infatti vi dirò, e per le taglie più grandi non serve utilizzare l'uncinetto del 3 e del 2,5, ma utilizzate solo le 3,5 perché così rimane unico, fermo il lavoro. Taglia per 44, 46, noi andiamo a mettere su 22. Per 8, 22 sono i gruppi che andiamo a fare per 8, totale mettiamo 176 catenelle. Ok, poi per la taglia 46, 48 andiamo a mettere 24, 24 per 8, totale viene 170, no, scusate, 192, perdonatemi, stavo per sbagliare, 176 è quello di sopra, catenelle. Naturalmente, ve lo ripeto, questa è la base del cotone che ho utilizzato e con il campione che ho fatto. Voi dovete provarlo su di voi, ok? Chi vuole fare la maxi maglia non utilizza i due uncinetti, perché questi per fare il vestitino non dobbiamo utilizzare, perché, scusate la voce, si parte da grande e poi piano piano va a stringere per formare il corpo. Invece chi lo vuole fare tutto a unico modo, basta utilizzare solo l'uncinetto del 3. Bene, detto questo, adesso passiamo al nostro lavoro. Ah, un'altra cosa, io per la taglia 42 e 44 ho utilizzato totale 310 grammi. Ok? Bene, mi faccio il trattino così sapete che questa è una cosa. E questa è un'altra cosa, ok? Adesso cosa vi scrivo? Buon lavoro, stelline, baci, buon lavoro. Ok, io ho messo su 160, scusate, 160 catenelle. Ok, adesso vi dico quant'è la lunghezza di queste 160 catenelle. Ricordate che noi stiamo lavorando in tondo, ok? Non più a due pezzi, ma tutto unico lavoro. Allora, con 160 catenelle vengono su, siamo qui. Mettiamo bene il lavoro prima che noi. Allora, questo l'inizio,
Siamo fino a qui a 70, 70, 86 centimetri. Ok? Praticamente noi abbiamo con 160 catenelle 86 centimetri. Bene. Noi iniziamo il nostro primo giro, mettiamo bene le catenelle, ok, così mettiamo bene tutto, ok, così, perfetto. Chiudo, vedete? Ok. Vado, vedete, alla prima catenella vado a fare subito una maglia bassissima. Nella prima catenella che abbiamo iniziato, ok? Bene, adesso andiamo a fare. Intanto vi dico quanti centimetri è lavorato in tondo, anche così almeno avete l'idea. Allora, in tondo praticamente abbiamo circa 41 centimetri, vedete? Abbiamo circa 41 centimetri. Bene, adesso andiamo a fare il primo giro. Ok, adesso iniziamo a fare una catenella. Rientro, ho fatto la maglia bassissima, cioè la catenella, faccio una maglia bassa. E questo è il nostro primo giro. Cioè, non è il primo giro, è la base, quello che stiamo andando a fare, ok? Adesso andiamo nella catenella successiva. Entriamo e facciamo un'altra maglia bassa. Nella catenella successiva entro e vado a fare un'altra maglia bassa. Nella catenella successiva vado a fare un'altra maglia bassa. Nella catenella successiva vado a fare un'altra maglia bassa. Nella catenella successiva vado a fare un'altra maglia bassa. Ogni catenella sottostante noi facciamo praticamente una maglia bassa. E altro nella successiva faccio una maglia bassa. Vado nella successiva da fare un'altra maglia bassa. Facciamo così per tutto il giro. Ho lavorato tutte le 160 maglie basse, vedete? Ok, adesso andiamo a chiudere alla prima catenella iniziale, vedete qui la prima maglia che vediamo, facciamo una maglia bassissima. E questo abbiamo chiuso il lavoro. Adesso da questo momento iniziamo il nostro primo giro. Giro facciamo una catenella. Rientro dove ho fatto la catenella, vado a fare una maglia bassa e qua mettiamo il nostro segnapunti perché è l'inizio del lavoro. Adesso facciamo una catenella, prendiamo il filo, andiamo nella catenella, saltiamo una catenella di base, andiamo nella successiva, andiamo a fare una mezza maglietta, così usciamo da tutti e tre i punti, così. Adesso vado nella maglia bassa sottostante, vado a fare una maglietta. Adesso andiamo a fare una doppia maglietta, due volte il filo sull'uncinetto. Vado nella maglia bassa sottostante, vado a fare una doppia maglietta, esco da due, esco da due, esco da due. Ok? 2 catenelle di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante e vado a fare una doppia maglietta, esco da due, esco da due, esco da due. Adesso andiamo a fare una maglietta, vado nella maglia bassa sottostante e vado a fare una maglietta. Adesso andiamo a fare una mezza maglietta, prendo il filo, vado nella maglia bassa sottostante e andiamo a fare una mezza maglietta. E questo è il nostro motivo, vedete? Così. Adesso 2 catenelle di separazione e ricominciamo di nuovo il nostro motivo. Saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2, andiamo alla terza, andiamo a fare una mezza maglietta. Così, ok? Poi andiamo nella maglia bassa sottostante, andiamo a fare una maglietta. Adesso andiamo a fare una doppia maglietta, vado nella maglia bassa sottostante, vedete? Sempre nella successiva, non si lavora nella stessa maglia, eh? Vado e esco, faccio una doppia maglietta. Sono uscita da due e poi da due. Adesso di nuovo 2 catenelle di separazione. Faccio 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa successiva qua e entro e vado a fare una doppia maglietta, esco la 2, esco la 2, esco la 2.
Prendo il filo, vado nella successiva maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Nella successiva maglia bassa vado a fare una mezza maglia alta, entro e faccio una mezza maglia alta uscendo da tutti e tre i punti. Vedete com'è bello? Adesso 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e di nuovo ricominciamo il motivo. Saltiamo 1, 2 maglie di base, andiamo nella terza e iniziamo a fare una mezza maglia alta, entro ed esco da tutti e tre i punti. Adesso andiamo a fare una maglia alta. Vado nella maglia bassa successiva, vado a fare una maglia alta. Adesso una doppia maglia alta, due volte filo sull'uncinetto. Vado nella maglia bassa sottostante, vado a fare una doppia maglia alta. Esco da due e esco da due. Due volte 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo due volte, lo mettiamo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante, vado a fare una doppia maglia alta. Esco da due, esco da due, esco da due. Vado nella maglia bassa sottostante, vado a fare una maglia alta. Vado nella maglia bassa sottostante, vedete sempre prendo filo, vado e vado a fare una mezza maglia alta. Così. Adesso, scusate. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione e di nuovo ricominciato il giro. Vedete com'è bello? Così, ve lo faccio vedere. Adesso andate, saltate 2 maglie di base, andate nella terza maglia di base e andate a fare qui una mezza maglia alta, di nuovo ve lo faccio vedere. Poi andiamo a fare nella maglia bassa successiva, vedete, sempre nella successiva, andiamo a fare una maglia alta. Nella successiva andiamo a fare una doppia maglia alta. Poi 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Andiamo nella successiva e andiamo a fare una doppia maglia alta. Vedete? Così. Nella successiva andiamo a fare una maglia alta. Nella successiva una mezza maglia alta. 2 catenelle di separazione e ricominciate di nuovo. Saltate 2 maglie di base, andate nella terza e fate una mezza maglia alta. Nella successiva andate a fare una maglia alta. Nella successiva una doppia maglia alta. Poi fate 2 catenelle di separazione. Nella successiva andate a fare una doppia maglia alta. Nella successiva una maglia alta. Nella successiva una mezza maglia alta. Poi di nuovo 2 catenelle di separazione e così via. Questo sarà tutto il nostro primo giro. Ok? Andiamo a finire questo giro. Fatto tutto il giro, vedete com'è bello? Sono arrivata alla fine, ho fatto, vedete, di nuovo il mio motivo con la maglia mezza magliata, magliata, doppia magliata, 2 catene di separazione, poi di nuovo doppia magliata, magliata, mezza magliata. Adesso dove c'è il segnapunti, vedete, togliamo il segnapunti, entriamo e facciamo una maglia bassissima. E qua abbiamo chiuso il motivo, il nostro primo giro. Ok? Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo qui dove c'è, vedete la catenella, c'è il piccolo foro, entriamo, andiamo a fare una doppia maglia alta. Esco da 2, esco da 2, esco da 2. Ok? E questo è il nostro inizio del secondo giro. Poi facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo qui nel foro, vedete dove ci sono le due doppie magliette? Qui nel foro, ok? Andiamo a fare 2 maglie basse. 1, rientro 2. E abbiamo fatto 2 maglie basse. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, andiamo qui dove c'è il foro, questo qui, vedete? In questa parte qui, ok? Entriamo nella prima catenella e facciamo una doppia maglia alta, esco da 2, esco da 2, esco da 2, ok? Due volte filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella, entro e faccio una doppia maglia alta, esco da 2, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto due doppie maglie alte, vedete? Così. Questo è il nostro motivo, vedete? Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qui al centro, vedete qui, dove ci sono le 3 maglie, 2 catenelle, le 3 maglie, al centro delle 2 maglie, entro e faccio una maglia bassa, rientro e vado a fare un'altra maglia bassa, così. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3,
due volte filo sull'uncinetto, vado qui, vedete? Dove ci sono mezza magliette, due catenelle, mezza magliette, vedete? Qui, al centro, entriamo nella prima catenella, facciamo una doppia maglietta, scusate, una doppia maglietta. Potete anche farlo direttamente dentro nel foro, come volete voi. Poi due volte il filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella e vado a fare anche qui una doppia maglietta, 1 e 2. Vedete? Due doppie magliette. Di nuovo 3 catene di separazione, 1 e 2, 2 catene di separazione, no, 1, 2, 3. Vado nel foro, vedete, ci sono qui, vedete? Le 3 maglie, poi nel foro, le 3 maglie, dentro nel foro entro, faccio una maglia bassa, rientro, vado a fare un'altra maglia bassa, totale 2 maglie basse. Di nuovo 3 catene di separazione, 1, 2, 3, ok? Rientriamo qui dove c'è, vedete, le due catenelle, entriamo, potete fare direttamente anche dentro nel foro, due doppie magliette, una, due volte il filo sull'uncinetto, perdonatemi, andiamo a fare un'altra doppia maglietta sempre nel foro, totale due, ok, vedete, e ricominciate di nuovo, due catenelle, anzi tre catenelle, 1, 2, 3. Andate nel foro qui dopo le tre doppie, mezza magliata, magliata, doppia magliata. Entrate qui nel foro, vedete ci sono le due catene di separazione. Di nuovo una maglia bassa, rientro, faccio un'altra maglia bassa, sono due. 3 catenelle, 1, 2, 3. E andate dove ci sono le due catenelle, andate a fare due doppie magliate. Ok? Questo è il secondo giro. Facciamo tutto il secondo giro. Finisco il mio secondo giro con le due catenelle di separazione, vedete come è venuto bello nel secondo giro? Vado alla quarta catena iniziale, 1, 2, 3, 4, entro qui e faccio una maglia bassissima. E abbiamo fatto anche il secondo giro, vedete? Primo e secondo giro, ok? Adesso ricominciamo di nuovo dal primo giro. Questo motivo si fa dal primo al secondo giro e poi praticamente lo chiamiamo gruppo. Come sapete che quando facciamo i giri, primo, secondo, terzo, quarto, vengono chiamati gruppi. Per cui adesso noi, il nostro motivo è fatto da due giri, primo e secondo giro, per cui già abbiamo un gruppo. Noi abbiamo già fatto un gruppo. Chi vuole, per non confondersi, può andare a mettere un segnapunti per capire quanti gruppi ha fatto. Okay, io metto qui per esempio il mio segnapunti, so che questo è già il mio primo gruppo. Ricomincio di nuovo da inizio, per cui dal primo giro. Dal primo giro, vi ricordate, abbiamo fatto una catenella, rientro, vado a fare una maglia bassa. Ok? Poi andiamo a fare una catenella di separazione, prendo il filo, vado qui nel foro. Ok, vado a fare una mezza maglietta, una maglietta, una doppia maglietta, sempre nel primo foro. Ok, una doppia maglietta. Adesso facciamo 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo nel foro successivo, vedete qua. Ok, andiamo a fare una doppia maglietta. Una maglietta sempre nel foro, scusatemi, ok, sempre nel foro, una mezza maglietta, prendo il filo, entro, faccio una mezza maglietta e questo è il nostro motivo. Stiamo praticamente ricominciando il primo giro, vedete? Di nuovo 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado nel primo foro, entro, faccio una mezza maglietta, una maglietta sempre nel foro, una doppia maglietta dentro nel foro. Ok, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel foro successivo, vado a fare do due doppie magliette. Una maglietta sempre nel foro e una mezza maglietta sempre nel foro. Finiamo con 2 catenelle di separazione. Vedete? Così. Poi
Praticamente, se avete capito, quando si inizia di nuovo, per esempio, andiamo nel foro successivo, si inizia con una mezza magliata, una magliata e una doppia magliata. Poi due catene di separazione, nel foro successivo abbiamo finito con due doppia magliata e si inizia col foro successivo una doppia magliata, una mezza magliata, due catene di separazione, nel foro successivo ricominciamo il giro con una magliata, una doppia magliata. Due catene di separazione, andiamo a finire il motivo con una doppia magliata, una mezza magliata, due catene di separazione e ricominciamo di nuovo il motivo. Una mezza magliata, una doppia magliata, due catenelle di separazione, andiamo nel foro successivo e facciamo una doppia magliata, una mezza magliata, due catene di separazione e così via. Questo è il primo giro. Ricominciate dal primo giro e poi andate a fare il secondo giro. Ok? Dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io, per quanti centimetri vado avanti. Per cui ricordatevi da fare dal primo giro al secondo giro e ricominciate: primo giro, secondo giro. Il primo e secondo giro è formato da un gruppo, ok? Adesso finiamo, io vado a lavorare ancora e vi dirò dopo quanti gruppi ho fatto. A dopo. Io dall'inizio ho fatto totale, adesso vi dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gruppi, sempre con l'uncinetto del 3,5, ok? Lo faccio vedere. Poi ho fatto, per iniziare a cominciare a stringere, perché questa incomincia la parte della vita, ho fatto 1, 2 gruppi con l'uncinetto del 3. Ok, due gruppi. Adesso io vado ancora a utilizzare sempre l'uncinetto del 3, però per esempio chi vuole, perché incomincia dalla vita, si può ancora stringere, perché dobbiamo un pochino stringere. Praticamente chi deve stringere fa come me, chi deve invece allargare vi spiego come fare, non cambia nulla del nostro motivo, solamente che giochiamo con le catenelle, ok? E vi dico come. Io devo stringere, però chi lo vuole fare più largo fa come dico io, però non credo che alla vita vi dovete si deve allargare, per cui dovete un pochino stringere finché non arriviamo alla parte del seno. Pensa che una lo vuole bello bello largo, stretto, se no un po' largo, dipende da voi come lo volete utilizzare questo vestitino. Adesso facciamo la catenella, questo è l'inizio del nostro giro, ok? Del primo giro. Sapete che questo è da due giri. Primo e secondo giro. Adesso facciamo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Ok? Questo è il nostro inizio. Una catenella di separazione. E adesso andiamo a lavorare normalmente una mezza maglietta, come sempre. Questo è normale, sempre è uguale. Una maglietta, una doppia maglietta. Ok, e qua ci siamo. Adesso qua noi facevamo due catenelle di separazione e invece di due catenelle di separazione ne facciamo una. E invece chi la vuole più larga, invece di due catenelle di separazione ne mette tre. Ok? Bene, allora noi che stringiamo mettiamo una catenella di separazione. Adesso andiamo nel foro successivo, come sempre lavoriamo la doppia maglietta, la maglietta, la maglietta e la mezza maglietta, ok? Adesso qua noi facevamo due catene di separazione, invece di due ne facciamo una. Poi andiamo nel giro successivo, nel foro successivo iniziamo di nuovo una mezza maglietta, una maglietta, sempre nel foro, ma il motivo lo sapete. Poi una doppia maglietta. Invece adesso di fare due catene di separazione facciamo una per chi deve stringere. Se lo deve allargare, invece di due catene di separazione ne fa tre. Ok? Adesso vado nel foro successivo in cui continuo. Una doppia maglietta, una maglietta. Sempre se riusciamo a fare la maglietta e una mezza maglietta. Ok? Adesso dobbiamo fare una catenella di separazione. E andiamo di nuovo nel giro successivo e incominciamo di nuovo una mezza maglietta, una maglietta e una doppia maglietta. Poi
invece di fare due catene di separazione, facciamo una per chi deve stringere, per chi lo deve allargare, perché lo vuole più largo, deve fare 3 catenelle di separazione, ok? Adesso vado nel foro successivo e continuo il lavoro. Una doppia maglietta, una maglietta e una mezza maglietta. Ok? Di nuovo una catena di separazione e di nuovo continuiamo così. Dobbiamo fare sempre una catena di separazione. Questo è il primo giro. Finiamo tutto il primo giro. Per chi lo deve stringere, ripeto, per chi lo deve allargare, chi lo vuole più largo, invece di 2 catene di separazione ne fa 3, ok? O se lo vuole ancora più largo ne fa 4, però io credo che 3 vada bene. O se no, cambia l'uncinetto. Invece di usare, prima utilizzava il 3,5, usa il 4, ok? Bene, adesso andiamo avanti. Beh, finisco il giro, vedete, ho fatto la mezza magliata, la magliata, doppia magliata, una catena di separazione per chi deve stringere, poi di nuovo doppia magliata, magliata, mezza magliata, adesso vado a chiudere il giro. Ok? Così. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, andiamo qui nel foro e andiamo a fare la doppia magliata. Questo ormai lo sapete. Come si inizia? Adesso qui si lavora sempre 3 catene di separazione, 1, 2, 3, e andiamo qui dove c'è la maglia bassa, vedete, scusate, il foro di una catenella, invece di farne due ne facciamo una maglia bassa, così, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo andiamo qui nel foro successivo, facciamo di nuovo le 2 doppie magliette, 1, queste sono sempre 2 doppie magliette, scusate, ho fatto la maglietta. Questo non cambia, così. 2 doppie magliette. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Vado qui, dove c'è la maglia bassa, lavoro la maglia bassa. Scusate, nel foro lavoro la maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo 2 volte il filo, vado nel foro successivo e lavoro 2 doppie magliette. 1 e 2. L'unica cosa che cambia sarà il primo giro, che invece di essere di 2 catene di separazione ne facciamo una, e qui vedete diventano sempre 2 doppie magliette, perché questo qui è il motivo che noi stiamo lavorando, ok? Bene, adesso di nuovo 1, 2, 3, vado qui dove c'è il foro e faccio una maglia bassa. 1, 2 e 3, vado qui di nuovo, adesso prendo il filo. Vado qui di nuovo e vado a fare le 2 doppie magliette, 1 e 1, 2. Nascondo anche questo filato, così, ok. Di nuovo 1, 2, 3. Vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Questo è il nostro motivo. Per cui nel primo giro fate una catenella di separazione, nel secondo giro lavorate normale come vedete. L'unica cosa che invece nella maglia bassa sono 2, ne diventa 1. Ok? E poi invece chi ha fatto più grande, che per esempio nel primo giro ha fatto 3 catenelle di separazione invece di 2, sapete quando le allarghiamo invece di 2 e 3, quando arriva nel secondo giro invece di farne 2 maglie basse ne fa 3. Ok? È la stessa cosa. Niente, adesso io vado avanti così e vi dirò per quanti giri ho fatto la parte più stretta del sopra del corpo, ok? A dopo. Ok, adesso vi faccio vedere io dove sono arrivata. Allora, vi ripeto dall'inizio che cosa abbiamo fatto. Abbiamo iniziato il nostro punto con l'uncinetto del 3,5. Prendiamo l'uncinetto e ve lo faccio vedere di nuovo. Abbiamo iniziato con l'uncinetto del 3,5. Poi l'abbiamo lavorato per circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gruppi con il 3,5. Poi abbiamo lavorato 2 gruppi, 1 e 2 con il 3.
Poi sempre con i tre abbiamo tolto una catenella di separazione. Chi l'ha tolto, chi l'ha messo, ok? Chi lo vuole più stretto, però per dare la forma al vestitino va a stringere. Per cui se partite con le catenelle di più, per le taglie più grandi, naturalmente dovete sempre in piano piano stringere il nostro vestito per i fianchi. Poi chi lo vuole dritto così per il lungo, allora continua con i tre e mezzo, perché potete fare anche una maxi maglia bella larga di sotto, anche di sopra, dipende da voi, ok? Poi da questa parte qui, sempre con il 3, ok? Ho detto che abbiamo tolto una catenella. In totale abbiamo fatto dei giri 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi. Sapete che sono fatti da due giri, primo e secondo giro, si forma un gruppo e abbiamo fatto questi giri. Poi ho cambiato con l'uncinetto del 2,5, se riesco a prendervelo, ma non lo trovo. Aspettate un attimo, era qui, non lo vedevo. Del 2,5, riusciamo a farlo vedere? Sì, siamo riusciti. Bene, per cui ho fatto questa parte qui con i 2,5. Praticamente sono arrivata dove mi interessava. Vi dirò adesso quanto è lungo questo vestito. Prendiamo il metro, prendiamo, lo mettiamo così, così lo potete vedere anche voi. Ok. Allora, totale lungo dall'inizio del lavoro fino a qui è 57 centimetri. Aspettate, no, no, non è 57, ma di più. Aspettate, no, 57, quasi manca un millimetro neanche. 58 centimetri. Vedete, me lo faccio vedere. 58 centimetri. Bene. Adesso dobbiamo iniziare a fare la parte delle spalle, perché sapete che questa è diverso come vestito. Per cui vado a togliere questi segnapunti che ormai non ci servono più, vi ho spiegato tutto come fare. Questo non ci servono più, togliamoli. Perfetto, perché ormai. Adesso cosa facciamo? Adesso vi dico come dividere il lavoro. Ok. Ho diviso la metà, se vedete dove c'è il filo che abbiamo iniziato, adesso io lo vado a tagliare perché non mi serve, poi vado a nascondere il filato, lo taglio questo qui, lo taglio un po' lungo e così dopo lo vado a nascondere, dopo lo nascondo. Adesso dove abbiamo iniziato, nella parte iniziale, la mettete qui all'angolo, ok? Per cui mettiamo bene il nostro lavoro. Vi faccio vedere come lavorare, come metterlo bene. Adesso angolo, cerchiamo di contare quanti fori abbiamo. Metto qui un attimo che devo nascondere prima questo filato. Allora, qui dove ho nascosto il filo che abbiamo iniziato il lavoro, dove c'è la maglia bassa e mettiamo i segnapunti e iniziamo a contare. Per cui questa è la maglia bassa, da maglia bassa a maglia bassa è già un motivo. Per cui 1, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 motivi abbiamo. Io adesso cosa faccio? Divido il lavoro, ok? Divido il lavoro per bene, dividete anche voi per bene il lavoro che non dobbiamo confonderci, eh? Adesso qui, questo è un foro, ok? Questo è un foro, mettiamo così il nostro segnapunti, il primo foro con il primo foro. Ok, così, così non ci sbagliamo. L'unione delle maglie. Ok, poi primo foro abbiamo fatto, foro con foro, vedete? Foro con foro, così coincide il lavoro e non ci sbagliamo. Foro con foro, ok. Perfetto, il lavoro coincide, vedete? Anche qui c'è il mio segnapunti, che sono fori con fori. Adesso andiamo praticamente a contare le doppie magliette. Contiamo 1, 2, 3, 4,
4, questa è la parte del corpo, 5. Noi partiamo qui dove c'è il segnapunti, uno qui, mettiamo dove c'è la maglia bassa, ok, è l'inizio, e anche qui contiamo, allora 1, 2, 3, 4, 5, contiamo anche di davanti, 1, 2, 3, 4, 5, per cui dove c'è una maglia bassa andiamo a mettere il segnapunti che è qua, è dove noi iniziamo a lavorare. Si lavora adesso da due in due pezzi, ok? Per cui poi questa parte qui, adesso io vi metto un segnapunti, da questa parte qui, questo angolo qui, dove c'è la maglia bassa qui, ok? Si divide il lavoro, anzi mettiamo direttamente al centro. Questo è il nostro lavoro. Da questa parte uno, facciamolo uguali i colori così non vi confondete. Per cui facciamo 1, questo è l'angolo, 1 e 1, 2 vuol dire che questa è la metà del nostro lavoro, e 2. Adesso vi faccio vedere bene, non vi confondete. Allora, abbiamo diviso il lavoro, ok? Praticamente metà con metà. Poi abbiamo contato 5 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo messo la maglia bassa, il segnapunti dove noi iniziamo a lavorare. E anche qui la maglia bassa dove noi poi nel prima facciamo il primo pezzo e poi il secondo pezzo. È diviso il lavoro anche di qua, vedete dove c'è i segnapunti che è la metà del nostro lavoro. Adesso vi faccio vedere come continuare. Prendo l'uncinetto di nuovo del, no, anzi, scusate, del 3,5. Prendiamo di nuovo l'uncinetto del 3,5, ok? E facciamo la catenella. Adesso dove c'è, vedete? Questo lo facciamo dopo. Adesso facciamo da questo primo segnapunti, da questo segnapunti, ok? La prima metà. Per cui iniziamo da questo segnapunti blu, azzurrino, entriamo così. Aspetto che metto bene i filati, così li nascondo. Ok? Entro così e faccio una maglia bassissima. Perfetto. Chiudiamo bene tutto. Adesso ricominciamo il nostro motivo con una catenella. Prendo, rientro dove ho fatto la maglia bassa, ok? E facciamo di nuovo una maglia bassa. E qui andiamo a mettere il segnapunti, che iniziamo da qui. Me lo metto in un altro colore così non vi confondete, ok? No, questo no, questo rosso. Ok, questo è l'inizio del nostro lavoro. Questa è la parte del corpicino che viene lavorato, ok? Adesso andiamo, lavoriamo come sempre il nostro gruppo. Prendiamo una catenella di separazione e lavoriamo normalmente. Nelle prima catenella lavoriamo una mezza maglietta, una mezza maglietta. Aspettate che venga un po' stretto perché sto, ok. Poi una maglietta, una doppia maglietta nell'ultima catenella. Se volete lavorare come dico sempre nel foro, potete lavorare nel foro. L'importante è che rispettate il lavoro che vi sto dicendo. Ok, una catenella di separazione, anzi no, erano due catenelle di separazione. Okay, perché stiamo tornando adesso al lavoro originale, cioè due catene di separazione. Adesso andiamo qui nel foro successivo e incominciamo a lavorare due doppie magliette. Ok, una maglietta e una mezza maglietta. Così, ok? Poi due catenelle di separazione. Andiamo qui di nuovo nel foro, abbiamo lavorato giusto, due catene di separazione, sto guardando che non stia sbagliando il progetto, due catene di separazione, e di nuovo andiamo qui nel foro e lavoriamo una mezza maglietta, una maglietta. Una doppia maglietta qui sempre o nel foro o nella catenella. Ok,
2 catenelle di separazione e lavoriamo qui fino al primo segnapunti che ci vediamo. Vediamo qui, vedete che ce ne sono due. Fino al primo segnapunti, lavoriamo così, il primo giro. Ho lavorato dall'inizio del nostro lavoro, ho fatto 1, 2, 3, 4 gruppi. Poi sono qui dove c'è il mio segnapunti, inizio lo tolgo qui, ok? Vado a lavorare anche qui le due catene di separazione. Adesso qui nel foro faccio di nuovo la doppia maglietta. La maglietta e la mezza maglietta. Poi 2 catenelle di separazione e dove ci vedete qui, anzi niente catene di separazione, facciamo, visto che qua si va a continuare il lavoro, vedete? Facciamo direttamente qui, fermiamo il lavoro senza catene di separazione. Nel primo, anzi no, perdonate, 2 catene di separazione e qui saltiamo il foro, vedete? Lo saltiamo, togliamo i segnapunti. Togliamo i segnapunti, andiamo direttamente al centro dove ci sono le due doppie magliette. Allora, saltiamo il foro dove c'è qua al centro, facciamo una maglia bassa, così chiudiamo la parte del nostro lavoro. Ok? Lo facciamo così. Adesso giriamo il lavoro, facciamo intanto 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giro il lavoro, ok? E vado a lavorare il mio secondo giro. Vedete, perché adesso dobbiamo sempre lavorare così. Giro il lavoro, vado qui nel foro, nel primo foro e faccio la doppia maglietta. Così. Ok? Adesso 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3, vado qui nel foro, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catene di separazione, vado qui nel foro successivo da fare la doppia maglietta. 1, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Di nuovo rientro e vado a fare di nuovo le mie due doppie magliette, vedete? E abbiamo ricostruito il nostro motivo. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui nel foro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui nel foro successivo e faccio una doppia maglietta. 1. Rientro e faccio la seconda doppia maglietta. E 2. Ok? Così. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1. 2, 3, vado qui nel foro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, vado qui nel foro successivo e faccio una doppia maglietta. 1, vado nel successivo, sempre nel foro, faccio la seconda doppia maglietta. E 2, vedete come stiamo ricostruendo il motivo? Di nuovo. 1, 2, 3, vado qui nel foro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, vado qui nel foro e vado a fare una mia, due doppie magliette. 1 e 1, 2. Ok? 1, 2, 3 catenelle, vado nel foro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui, vedete? Dove c'è l'inizio del lavoro, prima c'è la maglia bassa, vedete? La mezza maglietta, c'è il foro. Entro, faccio una doppia maglietta. E dove c'è adesso il mio segnapunti, che è l'inizio dove c'è la maglia bassa, tolgo e vado a fare anche qui la mia doppia maglietta. Io ho finito il mio giro, vedete? E abbiamo finito il nostro giro. Da qua a qua. Adesso andiamo a cominciare a diminuire il nostro lavoro perché dobbiamo iniziare a fare gli scalfi e vi faccio vedere. Ok, adesso questa qui giriamo il lavoro, ok? Giriamo il lavoro. Questa è la parte davanti e questa, se vi ricordate, è la parte del sotto l'ascella. Vedete il lavoro, se vi ricordate, qua
qua è dove noi abbiamo diviso il lavoro, ok? Lo faccio vedere bene così non vi confondete. Questa, se vi ricordate, è la metà del lavoro. Lo metto così, così non vi confondete, ok? Questa è la metà del lavoro. Vi ricordate? Anzi, teniamolo il segnapunti così non vi confondete. Sapete che dove c'è il segnapunti, questo qua è la parte che va sotto le ascelle, ok? La parte sotto del braccio. Per cui qua noi siamo invece la parte del davanti del corpo. Ah, scusatemi, pensavo che vedevate, ok? Per cui stavo dicendo, questa è la parte dove è sotto il braccio, invece questa è la parte del corpo, per cui vado a diminuire sia questa parte qui che questa parte qui. Questa parte qui lo facciamo solo nella diminuzione e questa parte qui invece piano piano lo diminuiamo, però ve lo faccio vedere. Adesso abbiamo detto che, vi faccio vedere, aspettate che se non mi si sfila il lavoro. Adesso cosa facciamo? Giriamo il lavoro, ok? Così lo mettiamo per il dito il nostro lavoro e camminiamo con maglie bassissime. 1 e 2. Così. Camminiamo con delle maglie bassissime, così. Fino ad arrivare alla prima maglia bassa. Ok, sto camminando come vedete delle maglie bassissime. Perfetto, sono arrivata dove c'è la prima maglia bassa. Adesso da qui iniziamo il primo giro. Però invece di iniziare con prima maglia bassa, vi ricordate, in una mezza magliata, iniziamo diversamente. Perché se no non coincide il lavoro. Se vedete sotto qui c'è la doppia maglietta, vedete? Per cui facciamo, entriamo qui dove c'è nel foro con la maglia bassissima e facciamo 1, 2, 3 catenelle, equivale con la maglia bassissima una doppia maglietta. Ne mettiamo 3 perché se no vi viene male a lavorare poi la maglietta. Andiamo nella catenella successiva e facciamo una maglietta. Così, vedete? Ah no, ci siamo dimenticati una cosa importante, perdonate. Allora, quando arriviamo qui dove c'è la maglia bassa, facciamo una catenella, rientriamo e facciamo giustamente in la nostra maglia bassa, ok? Adesso cammino sempre con la maglia bassissima nel foro, perché devo arrivare qui. Intanto mettiamo i segnapunti che qua dove c'è la prima maglia bassa, ci ricordiamo che questo è il nostro lavoro, ok? Così. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Poi andiamo nella catenella successiva o nel foro e facciamo una maglia alta. Andiamo nella catenella successiva o nel foro e facciamo una mezza maglia alta. E così costruiamo il motivo. Poi di nuovo 1, 2 catenelle in separazione. Andiamo nel foro successivo e facciamo una mezza maglia alta. Una maglia alta, una doppia maglia alta, 2 catenelle di separazione e di nuovo andiamo nel foro successivo e lavoriamo come sempre adesso, doppia maglia alta, una mezza maglia alta. Ok, vedete? Abbiamo costruito metà del nostro motivo e siamo andati avanti normalmente. Adesso continuate fino ad arrivare qua che vi dirò come continuare. Ok? Ok, ho iniziato, vedete, vi ricordate, abbiamo saltato questa parte qui, il primo gruppo dove c'è il foro, poi siamo andati nel foro nella maglia bassa, abbiamo fatto una maglia bassa, poi di nuovo metà del nostro lavoro, del 4 catenelle, vuol dire una doppia magliata, magliata, mezza magliata e così via, abbiamo lavorato normale poi il motivo. Adesso siamo arrivati qui nel foro, cosa facciamo? Andiamo direttamente qui con una maglia bassa, dove c'è la maglia bassa. Facciamo una maglia bassa, ok? Poi camminiamo qui con delle maglie basse.
così viene perfetto il lavoro pulito. Qua c'è la maglia bassa e la quarta catenella, qui c'è la maglia bassa. Facciamo adesso, giriamo il lavoro, ok? Giriamo il lavoro e andiamo a camminare fino ad arrivare qui dove c'è le quattro doppie magliette con delle maglie bassissime. 1, 2, 3, e dove c'è la maglia bassa entro, faccio la maglia bassissima. Vedete? Ricordate che questo qui è la parte dove è sotto l'ascella. Adesso cosa facciamo? Camminiamo ancora fino a qui nel centro nel nostro lavoro con delle maglie bassissime. Praticamente non finiamo il secondo giro con questo, come avete capito. Qua inizia il nostro motivo, per cui inizio qui. Ok, vedete? Faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Anzi, no, scusate, faccio una catenella, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado nel foro e vado a fare le mie due doppie magliette. Una l'abbiamo già fatta e questa è la seconda. Vedete? Così. Da questa parte qui non diminuiamo più. Ora vi faccio vedere, finiamo il secondo giro e poi vi faccio vedere come sta venendo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nel foro successivo e facciamo le due maglie basse. Una. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nel foro successivo e andiamo a lavorare le due doppie magliette, 1 e 2, 1, 2, 3. Vado nel foro successivo e faccio le due doppie, due maglie basse, 1 e 2. Vedete, stiamo costruendo il motivo di nuovo, 1, 2, 3. Vado nel foro successivo e lavoro le due doppie magliette. 1 e 2. Ok. Adesso lavoriamo 1, 1, 2, 3. Vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Adesso qui praticamente noi siamo arrivati con le due doppie magliette, per cui faccio l'ultima 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui nel foro e vado a fare le ultime due doppie magliette, come se praticamente iniziamo il lavoro, 1 e 1, 2. Vedete? Adesso io metto il segnapunti perché vi voglio far vedere come sta venendo il lavoro. Adesso vi faccio vedere come sta avvenendo il nostro lavoro. Ricordate che questa qui è la parte della metà e questa anche, dove c'è il viola e l'arancio. Adesso lo mettiamo bene, così vi rendete conto cosa abbiamo diminuito. Ok, vedete? Questa è la metà del lavoro e questa è l'altra metà. Mettiamolo bene lì. Abbiamo praticamente diminuito, vedete? Due motivi, uno di qua totale e uno di qua. Adesso da questo momento non diminuiamo più né di qua né di qua, andiamo a lavorare per un po' per vedere fino a quando e arriva fino alla parte della spalla. Vedete? Da questa parte qui non andiamo più. Adesso continuiamo il nostro giro da questa parte qui, da questa parte qui. Lavoriamo sempre dritto adesso. Ok, entriamo e adesso lavoriamo come sempre. Le due catenelle le abbiamo fatte, le due doppie magliette, giriamo il lavoro, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, ve lo faccio vedere questo primo giro così non vi confondete, rientriamo e facciamo una doppia maglia, una maglia bassa, una catenella di separazione e di nuovo ricominciamo il primo giro con una mezza maglietta, una maglietta. Ok, una doppia maglietta. Ok, poi invece adesso di fare due catene di separazione, facciamo una catena di separazione, prendiamo il filo di nuovo, entriamo nel foro e facciamo una doppia maglietta. Una maglietta.
senza maglietta, così, e di nuovo una catenella di separazione e ricominciamo di nuovo con una mezza maglietta, andiamo nel foro successivo e lavoriamo come sempre il nostro motivo, ok? Totale ho fatto senza diminuire, vi ricordate che abbiamo messo il segnapunti, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 gruppi, ok? Questo è il nostro giro finale, totale 4 gruppi, vedete com'è bello? Da qua è la parte del corpo e qua sotto il braccio, vedete? Che abbiamo fatto la diminuzione. Adesso stessa cosa che avete fatto qui, lo dovete rifare da qui a qui, ok? Stesso movimento che avete fatto, stesso lavoro, non vi dovete sbagliare. E poi andiamo a riunire il lavoro, andiamo a fare adesso l'altra parte del dietro. Ok? Iniziate dove c'è il segnapunto e finite dove c'è il segnapunto e poi mano a mano dovete diminuire come ho fatto io. Ok? A dopo. Ho pensato di farvi vedere anche questa parte qui perché ho paura che poi mi potete sbagliare. Per cui adesso prendo il filato, vi faccio vedere l'inizio del lavoro dove stiamo lavorando la seconda parte e adesso iniziamo direttamente qui. Vedete che questa è la parte sotto il braccio. Iniziamo dove c'è il primo segnapunto con il colore lilla. Ok, entriamo. Dove c'è, vedete, qui abbiamo fatto il centro della maglia e anche qui rientriamo. Aspettate che metto bene il filato intanto. Ok, ve lo voglio far vedere prima che poi mi sbagliate. Entriamo qui. Catenella, faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa, ok? Così non mi sbagliate prima che poi non mi trovate con il lavoro. Mettiamo i segnapunti che questo è l'inizio del nostro lavoro. Questo possiamo togliere, che è la metà del nostro lavoro. Ok, adesso iniziamo di nuovo con la mezza maglietta. No, scusate, la catenella di separazione. Ok, poi una mezza maglietta, la maglietta, la doppia maglietta, due catenelle di separazione e adesso andiamo nel foro successivo e lavoriamo di nuovo la doppia maglietta, la mezza maglietta. No, scusa, la maglietta e la mezza maglietta. Due catenelle di separazione, di nuovo ricominciamo con la mezza maglietta, così via fino ad arrivare dove c'è il nostro segnapunti, ok? Fino ad arrivare qui. Quando arriviamo qui vi faccio vedere come girare e continuare, ok? Di qua abbiamo fatto, se vi ricordate, 5 gruppi, 1, 2, 3, 4, scusate, ho sbagliato a contare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 gruppi e io sono già arrivata a 1, 2, 3, 4. La metà veniva dove c'è la maglia bassa, invece deve finire qui dove c'è il foro. Per cui vado qui, faccio la mezza maglietta. Ok, devono risultare 5 fori come nel lavoro che abbiamo fatto davanti, ok? È la stessa cosa da dietro. Ok, 2 catene di separazione e adesso vado qui, vado a finire il mio giro, vedete? 1, 2, tolgo i segnapunti, ok, faccio una mezza maglietta all'ultima catenella. E adesso accendo dove ci sono le due doppie magliette, vedete, accendo, facciamo intanto una catenella di separazione, scusate, e al centro una maglia bassa. E qua è il nostro motivo ricostruito, vedete? La stessa cosa che abbiamo fatto di qua. Adesso facciamo il secondo giro, come sempre normale, 1, 2, 3, 4. Questo giro è normale, dopo cominciamo a diminuire. Per cui da qui facciamo sempre nel foro piccolino la doppia maglietta,
le 3 catenelle 1 2 3 nel foro, le 2 maglie basse, perché poi abbiamo diminuito dopo una maglia, vi ricordate? 3 catenelle, facciamo così tutto il nostro secondo giro. Ok, finiamo tutto il secondo giro. Sono alla fine del giro, ho fatto le 2 maglie basse, 3 catenelle di separazione, poi adesso andiamo nel foro piccolino e facciamo la doppia maglietta. E dove c'è il segnapunti, che è l'inizio del lavoro, cioè la maglia bassa, finiamo con la doppia maglietta. Così. Adesso dobbiamo iniziare a diminuire e vi faccio vedere come. Tiriamo il lavoro. Ok. Adesso, se andate a vedere, noi abbiamo iniziato il secondo giro, vedete? Qui dopo la metà del nostro lavoro, per cui camminiamo fino alla maglia bassa, camminiamo con delle maglie bassissime, basse, scusate, basse, così, fino ad arrivare alla maglia bassa, così, arriviamo fino alla maglia bassa. Perché dobbiamo ricostruire il motivo. Ok, arriviamo fino alla prima maglia bassa. Bene, adesso facciamo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Detto che l'ho fatta troppo larga. Ok, e qui metto il segnapunti, che è il nostro inizio lavoro, così non vi confondete. Adesso anzi, e siccome dobbiamo iniziare con le doppie magliette, se vi ricordate, faccio intanto la catena di separazione, poi vado qui nel primo foro e vado a fare la doppia maglietta, vedete? Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Perché, se vi ricordate, anche qui abbiamo iniziato, vedete, con... No, questa è la parte di qua, scusate, stavo confondendo il giro. Esatto, abbiamo iniziato con la doppia maglietta e per cui è giusto. Continuiamo con la maglietta e finiamo con la mezza maglietta nel nostro primo giro. Vedete? Così. Adesso una catenella di separazione, andiamo qui di nuovo nel foro e lavoriamo di nuovo il nostro lavoro come sempre. La mezza maglietta. La maglietta, la doppia maglietta, una catena di separazione, di nuovo andiamo qui e andiamo a fare la doppia maglietta, la maglietta e la mezza maglietta, catena di separazione, di nuovo. Quando arriviamo qui vi faccio vedere come continuare. Andiamo a finire il giro sempre come abbiamo iniziato, con la doppia maglietta, vi ricordate? Maglia bassa, catenella, doppia maglietta. E la stessa cosa andiamo a finire qui. Finiamo il nostro motivo, vedete? Solo metà del nostro lavoro, perché dove c'è la maglia bassa, le 3 catenelle, le 2 doppie magliette non vengono lavorate. Facciamo una catenella, entriamo qui nella prima maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Ok, così il lavoro viene perfetto. Adesso giriamo il lavoro e camminiamo con maglie bassissime fino ad arrivare nel primo piccolo foro. Maglie bassissime. Uno. Vado qui, faccio una maglia bassissima. Maglia bassissima. E qui siamo nel foro, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Ok, e abbiamo saltato anche questo nostro lavoro. Adesso facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Due volte filo sull'uncinetto, sempre nel foro, e facciamo l'altra doppia maglietta. Totale, sapete che sono due. Poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nel foro successivo, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, nel foro successivo le 2 doppie magliette. Nel foro successivo, scusa, sempre nel foro un'altra doppia maglietta, così. Poi
Praticamente stiamo facendo il secondo giro. Nel foro successivo una maglia bassa, 3 catenelle come sempre. Nel foro successivo le due doppie magliette, 1 e 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel foro successivo vedete qui una maglia bassa. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. Se noi abbiamo iniziato nel foro, finiamo dove c'è il foro piccolino. Per cui tolgo il segnapunti dove c'è il foro piccolino. Ok, e finiamo con le due doppie magliette, 1 e 1, 2. Bene, e questo abbiamo riunito. Praticamente abbiamo di nuovo tre gruppi, 1, 2, 3 gruppi. Da questo momento non dobbiamo più diminuire. Adesso dobbiamo fare quanto, non so, adesso aspettate, metto il segnapunti qua, vi faccio vedere l'altra parte della manica, della spallina. Così avete l'idea. Ok. Mettiamo bene il lavoro. Vedete come coincide il lavoro? Questa è la parte che abbiamo diminuito sia di qua, che poi verrà fatto così, dobbiamo fare altro lavoro ancora, eh? Aspettate che metto bene gli angoli. E questa è la parte di qua, vedete? Come coincide? Adesso noi siamo in questa parte qui. Questa parte qui. Abbiamo appena fatto questa parte qui. Noi dobbiamo fare il primo giro, per cui un gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, quarto gruppo. Dovete lavorare ancora quattro gruppi, vedete? 1, 2, 3 e 4 totale. Oh, scusate, non vi davate. Per cui questo, vedete? Coincide la parte che abbiamo diminuito. E anche di qua, come vedete, abbiamo diminuito e coincide il lavoro, come vedete. Vedete? Adesso dovete fare il primo giro, il secondo giro, primo giro, secondo giro, primo giro, secondo giro, primo giro, secondo giro. Totale 4 gruppi, 1, 2, 3, 4 gruppi. Andate a finire adesso i 4 gruppi. Naturalmente, per la misura che ho fatto io, poi se dovete fare più grande, dovete misurare su di voi e da lì capite quanti gruppi dovete fare. Io vi dico la mia, da quando l'altezza che mi interessa. Vado a finire adesso questi quattro gruppi e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho finito anche l'altra parte. Allora, questa è quella che avevamo fatto insieme, questa è la seconda parte. Vedete come coincide il lavoro? Perfetto. Questo con questo. Vedete com'è bello? Adesso andiamo a cucire i lati. Questa parte qui prendiamo il filo. Chi vuole può fare anche con delle maglie bassissime, ma io lo faccio così con l'ago. Ok, prendiamo il filo. Vedete che io l'ho tagliato prima lungo, mettiamo così per bene il lavoro. E adesso andiamo a cucire la parte sopra. Andiamo alla terza catenella, alla quarta catenella, che è questa qui. Entriamo così. E facciamo l'unione del lavoro, catenella su catenella, detto 1. Prendiamo la parte dentro solamente, ok? Per cui entro così e prendo solo una parte della catenella, così. Prendiamo solo una parte della catenella, detto così, una parte dentro e una parte dentro, vedete? Vedete che bello? Così. Ricordatevi di stare attenti che deve essere coinciso il lavoro, eh? Una parte dentro della catenella. Cerchiamo di... Ok. Uno. E uno, due. Così viene una bella cucitura. Uno e uno, due. Vedete come coincide il lavoro? Non stringete troppo, ok? Come vedete, così. Solo la parte dentro, eh? Così, mettete così, mano con mano. Ok. Adesso io vado a finire di cucire tutte solo questa parte qua fino a qui, vedete? Fino a qui,
Dobbiamo cucire solo la parte della spallina, sopra la spalla. Così. Questo sto facendo vedere così, non vi sbagliate. Ogni tanto lo mettete così, vedete? Così coincide il lavoro. Ok? Non stringete troppo perché deve venire proprio questa bella fessura proprio laterale di sopra, ok? Beh, 1, 2, vedete come mi coincide il lavoro se uno è fatto bene. Ok, aspettate che ho intrecciato anche la maglia, io come sempre. Scusate un attimo, vado a sfilare questo che io ho intrecciato. Ok, fatto. Vedete? Veloce, veloce. Siamo qui e qui. Vado qui e qui. Metto così, vedete come li metto le dita quando c'è la parte finale, perché così non mi sbaglio. Ok. Bene, adesso andiamo a mettere insieme l'ultima parte. Bene così perché dobbiamo attaccarci bene, perché questa è la parte della spallina 1 e 1 2 stringo bene e ripasso un'altra volta questa parte qui per essere sicuro che ho agganciato bene il mio lavoro. Bene, l'ho agganciato bene, adesso parto da sotto, faccio così. Vedete? Parto da sotto e vado a riunire le ultime due angoline. Ok. Vedete com'è bello? Visto come coincide il lavoro? Questo è il filato e questa è la parte sopra della spallina. Ok? Adesso vado a tagliare il filo, vado a nascondere il filo e poi ci ritroviamo qui per fare un altro lavoretto. Ok, e il nostro vestitino diciamo che l'abbiamo già realizzato. Adesso andiamo a lavorare i bordi da qua, da questa parte qui, tutta questa parte qui e anche da questa parte qui fino ad arrivare qua. Lavoriamo con delle maglie basse, per cui adesso cosa faccio? E vi faccio vedere la parte piccola dove c'è la manica praticamente, vi faccio vedere come fare con le maglie basse e poi lo dovete rifare la stessa cosa dove ci sono qui i lavori dalla parte del corpo, ok? La stessa cosa che fate qui lo dovete fare di qua, per cui vi faccio vedere come fare con delle maglie basse. Ok, prendiamo l'angolo che è questo. Questo va riunito così, per cui vado qui nella prima maglia, prendo il filato. Ok, faccio una catenella, rientro e vado a fare un'altra catenella facendo la maglia bassa e ci siamo. Adesso cammino con delle maglie basse, qua ci sono le maglie basse, vedete? 1, qua 2, vedete qua ci sono delle maglie basse che avevamo già lavorato, se vi ricordate. Qui c'è delle maglie basse, ok, così. Adesso vado qui nel foro, c'è il foro, una maglia bassa. Sto cercando anche di nascondere il filato così non devo cucire. Poi dove c'è la doppia maglietta, entro e faccio una maglia bassa. Così. Dove c'è la maglietta, faccio una maglia bassa, vedete? E dove c'è la mezza maglietta, faccio una maglia bassa. Ok? Così.
Adesso questo qui l'ho nascosto abbastanza, dove c'è, vedete, la catenella qui entro, faccio una maglia bassa. Adesso qui ci sono le doppie magliette, vi ricordate, entro faccio una maglia bassa, entro vado a fare un'altra maglia bassa, totale 2. Ok? Anzi, facciamo così, siccome qua viene, vedete, c'è il fosso, c'è il vuoto, facciamo una mezza maglietta, così viene a pari merito, cioè pari il lavoro, vedete? Viene così pari. Adesso andiamo qui, vediamo. Facciamo una maglia bassa perché adesso qui lo possiamo fare, la maglia bassa, due maglie basse, ok? Scusate un attimo, ok, maglie basse. Adesso vado qui dove c'è la mezza maglietta, anzi facciamo così, qua faccio una maglia bassa. Adesso qui dove ci sono le doppie magliette ne faccio due maglie basse, qui entro e faccio una maglia bassa, una sola. Vedete? Sto cercando di guardare se va bene. No, ok, abbiamo fatto la mezza maglietta. Adesso conviene lavorare solo l'inizio delle maglie basse. Qua invece conviene lavorare con delle mezze magliette. Entro qui nel foro, faccio due mezze magliette. Solo come primo giro facciamo le mezze magliette, così è a pari con il lavoro. Poi vado qui, faccio anche un'altra mezza maglietta. Vado qui nel foro, una mezza maglietta. Vado qui nel foro grande dove ci sono le doppie magliette, due mezze magliette, qui una mezza maglietta e qui un'altra mezza maglietta. Vedete? Così. Vado qui, faccio una mezza maglietta, vado qui una mezza maglietta, qui una mezza maglietta. Una mezza maglietta e facciamo così, scusate, tutto il giro fino ad arrivare di qua, che poi vi faccio vedere come continuare. Ok, sono arrivata alla parte finale del lavoro, vedete che qua avevamo fatto delle maglie bassissime, per cui entro fino a qui ho lavorato con le mezze magliette, vado qui nella prima e faccio una maglia bassa, vado qui, faccio una maglia bassa, così praticamente è a livello giusto con il lavoro che abbiamo fatto. Qui una maglia bassa, qui una maglia bassa, qui una maglia bassa, qui una maglia bassa e qui all'ultimo una maglia bassa. Adesso vado. Questa è la parte sotto del corpo dove noi abbiamo diviso, ok? Vi faccio vedere come continuare. Andiamo qui, vedete, l'ho messo perché abbiamo provato il vestito, perfetto. Adesso stavo dimenticando di fare qui, vedete, una parte, andiamo qua, entriamo, facciamo una mezza magliata così almeno diamo la forma al vestito. Qui facciamo una mezza magliata. Mezza maglietta, scusate, ecco, non sono riuscita. Allora, entro qui, faccio una mezza maglietta, poi vado qui, faccio di nuovo una maglia bassa, vado qui sempre nel foro una maglia bassa, vado qui sempre nel foro una maglia bassa, vado qui direttamente al centro qui, faccio una maglia bassa, vado di qua, faccio una maglia bassa. Vedete? Ho praticamente arrotondato il lavoro. Vado di qua, faccio nelle maglie basse. Così, maglie basse, maglie basse. No, qui sono, scusate, qui sono delle mezze magliette. Non confondiamoci nel foro, le mezze magliette. Dobbiamo fare uguale di là. Mezze magliette e mezza maglietta. Ok, e mi abbino qui nel primo giro facendo una maglia bassissima. Ok, e abbiamo formato, vedete, la manica. Adesso mano a mano del lavoro andate praticamente a girare, fare due o tre giri di bordino con delle maglie basse. Ok, ricominciate da qui e fate delle maglie basse. Maglie basse, dipende da voi quanti giri volete. Ok, a dopo. Ok.
No, questo patto, vedete, l'abbiamo fatto. Io ho fatto un tipo una bordura qui perché così viene più bello e più comoda sotto il braccio, non dà fastidio, vedete com'è bello? E adesso dovete fare la stessa cosa di qua. Dovete mano a mano lavorare, vedete, tutta questa parte qui, tutta questa parte qui. Io nel totale ho fatto solo due giri, non di più. La stessa cosa andate a fare due giri di qua e poi ci ritroviamo per finire la parte sotto del nostro vestito. Vedete com'è bello? Ok? Andiamo a finire per adesso la parte sopra e poi facciamo insieme la parte sotto. Ok, adesso io ho fatto anche questa parte qui, due giri, vedete? Due giri, sia di qua di qua. Tutto insieme, questa è la parte della nostra manica. Adesso andiamo a realizzare la parte sotto. Andiamo a lavorare questa parte qua. Andiamo a fare un bel bordino e vi faccio vedere come fare. Okay. Questo è il centro del nostro lavoro. Vedete? Entro qui, prendiamo il nostro filato, entro dentro queste maglie. Ok, così. Entro, faccio una catenella, poi faccio un'altra catenella, rientro e faccio una maglia bassa. E questo è il nostro inizio. Adesso facciamo, saltiamo una maglia, vedete, seconda maglia, andiamo nella terza, centro, così sembra centro, facciamo una maglietta, rientro, faccio la seconda maglietta, rientro, faccio la terza maglietta. Rientro, faccio la quarta maglietta, rientro, faccio la quinta maglietta. Adesso salto 1, 2, 3 qui al centro, faccio una maglia bassa, così. Di nuovo saltiamo 1 e 2, andiamo qui e facciamo una maglietta. Rientro, faccio la seconda maglietta. Rientro la terza, rientro la quarta, rientro la quinta maglietta. Salto 1, 2 e alla terza qui faccio una maglia bassa. Vedete? Un mellettino. Poi di nuovo saltiamo 1, 2, andiamo alla terza, andiamo a fare di nuovo 5 magliette. 1, rientro 2, rientro 3. 3, rientro 4, rientro 5, salto 1, 2, la terza entro e faccio una maglia bassa, così, vedete? Dobbiamo fare tutto il giro così, andiamo a fare. Ho fatto tutto il giro, vedete? Con il mellettino. Come vi ho detto di fare, metto tutto il giro, sono arrivata qui alla fine del giro, vado qui alla prima maglia bassa che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima e così abbiamo riunito il lavoro. Adesso andiamo a tagliare il filo. Prendiamo il filo. Ok, e andiamo a nascondere il filato e così vi faccio vedere. Ok, il nostro vestitino l'abbiamo realizzato. Questa è la parte sopra, la parte della manica, la parte sopra del corpo, vedete? E poi qui, adesso lo metto bene, vedete? Come è venuto? E questo è il nostro vestitino con il bordino, vedete com'è bello? Proprio bene. Cosa dire? Io qua forse metterò un fiocco, poi dopo ve lo faccio vedere quando lo andrò a farlo indossare. E cosa dire? Io spero che vi sia piaciuto questo bellissimo vestitino che si può fare anche come maxi maglia. Lo potete utilizzare per esempio da qua maglia e qua sotto fare una maglia e poi con il bordino sotto come vi ho fatto vedere. È veramente bella come progetto. E niente, detto questo, spero che mettete tanti like. E mi seguite. Grazie a tutti e a presto al prossimo tutorial. Ciao ciao!